Benvenuti a Filosofia e Società e ho il piacere di essere qui con Pietro Ratto, che farà presto visita in Svizzera nei prossimi giorni e quindi anzi già domani per essere precisi. E come dire, esordirei dicendo Pietro Ratto non ha bisogno di presentazioni, e ovviamente perché per noi è un'istituzione, lo conosciamo da molti anni, però magari non tutti Pietro ti conoscono. E non tutti sanno cos'è Bosco Ceduo e tutta una serie di iniziative. Per cui ti chiederei, in vista degli eventi che ci sono in Svizzera, di dirci rapidamente chi sei, cosa fai, perché è importante la tua presenza nel nostro mondo e che cosa succederà a grandi linee in Svizzera, rimandando poi i dettagli ai link che allegheremo. Allora, Pietro, chi è? Benissimo, intanto un saluto a tutti. Pietro, chi è? Già una domanda di quelle che, insomma, per rispondere ci vorrebbero millenni, non per il Pietro, ma per il fatto stesso di chi sia una persona in generale. Diciamo che è più facile forse dire di cosa mi occupo e anche lì comunque ne ho fatte fin troppe. Ero un insegnante, prima ancora un musicista, ho lasciato la scuola dopo molti anni di insegnamento, perché non accettavo di fare compromessi con una degenerazione come quella che l'istruzione pubblica in Italia ormai dal 2000 in poi aveva conosciuto, e la sua progressiva e inesorabile aziendalizzazione, diciamo una specie di privatizzazione mascherata da scuola pubblica. E così ho cominciato in qualche modo a costringermi a vivere dei miei libri, perché dovevo mantenere una famiglia e soprattutto perché il mio ruolo, insomma, la mia natura è soprattutto quella della comunicazione, quindi della diffusione di ciò che penso, ciò a cui rifletto e ciò che trovo così nei miei piccoli studi. Quindi il discorso è stato quello che è sempre stato anche a scuola. Io quando vivevo qualsiasi forma di esperienza nella mia vita quotidiana, sentivo il bisogno di farne spunto di riflessione per gli alunni. L'insegnante ha questa strana cosa, no? Che la sua vita diventa un'occasione per veicolare valori, idee, soprattutto domande, perché io penso che la scuola manchi soprattutto di questo aspetto, cioè della capacità di suscitare nei giovani la domanda, la curiosità, la voglia di capire e di partecipare. E quindi ho cominciato sempre più a scrivere libri e a partire da certe obiezioni che mi erano state fatte addirittura direttamente in classe da alunni che non ci vedevano chiaro su certe teorie che venivano raccontate nei libri di testo perché contraddittorie, perché lacunose, eccetera. E mi sono messo a studiare veramente, nonostante avessi vinto due concorsi, avessi la mia cattedra, insomma, ma in realtà ho imparato ancora di più quanto sia importante continuare a imparare. E quindi ho preso questa strana abitudine per cui tutte le volte che non ci capisco nulla su una cosa decido di scriverci un libro, cioè diventa un modo per approfondire. E siccome è forse uno dei pochi doni che posso riconoscermi e attribuirmi, è proprio quello della chiarezza, è sempre stata un po' la mia caratteristica, anche istintiva, nel senso che io non ho nessun merito, neanche in questo, ma il fatto stesso di avere questa specie di dote fa sì che io possa in qualche maniera insegnare qualsiasi cosa ai ragazzi o alle persone. E ci si è spostati così in qualche modo dalla classe alla società, alla comunità di persone, molto spesso adulte e come adulte, perché insomma i miei lettori credo che vadano, soprattutto il lettore medio abbia più di 50 anni, e tra l'altro è il profilo più rivoluzionario, cioè ormai i Te lo rivoluzionari confermo, sono sono uno di quelli. esatto, i ragazzi della rivoluzione se ne fregano ormai in un modo incredibile. E quindi ho cominciato a fare questo, a occuparmi di famiglie che gestivano, che gestiscono il potere economico-finanziario nel mondo, ma da secoli, e quindi banchieri e grandi imprenditori, eccetera, a occuparmi delle loro capacità e possibilità, facoltà di manipolare e egemonizzare le politiche locali e internazionali dei singoli paesi o delle comunità, eccetera. E quindi da lì il discorso poi dello studio del lobbying, che per me è stato importantissimo, che è un anello di congiunzione importantissimo e estremamente sconosciuto rispetto ai meccanismi con cui si può controllare l'attività
legislativa di un paese, no? O di un intero continente, o ancora peggio. Certo. E poi l'aspetto. Prego, prego. No, no, dico, ho detto certo, dico. Questi poi sono aspetti che affronteremo in una intervista che avremo presto occasione insieme di approfondire. Esatto. Quindi, se ho capito bene, scusa, ti interrompo. Tu praticamente, come dire, nel momento in cui ti accorgi di non sapere, quindi non sai di non sapere, ti accorgi di non sapere, cerchi di sapere attraverso, come dire, il tentativo di costruire una narrazione su quello che non sai. Quindi, come l'insegnante dicono, chi non sa insegna. Io sono insegnante come te, quindi mi ritrovo anche in questo profilo, che in realtà non è che l'insegnante non sa, diciamo, chi non sa fare, no? Intendo dire, ma che ovviamente preferisce, cioè si rende conto che piuttosto che essere uno super specialista di qualcosa, è una persona che capisce il meccanismo di qualcosa e trasmette questa conoscenza del meccanismo ad altri, affinché altri possano essere poi gli specialisti che vanno ad approfondire. Quindi, come dire, io ho letto un libro tuo che parla di storia, no? Di come la storia è stata manipolata. Ecco, non è che tu necessariamente devi essere uno storico. Io ti dico, guarda, attraverso certi documenti mi sono accorto che la storia è stata manipolata. Allora facciamo una cosa, se tu sei uno storico, vai a approfondire questi argomenti. Se tu sei una persona che ha creduto a una certa narrazione, prova a farti venire dei dubbi, vedi se ti tornano i conti, ecco, e via dicendo. Quindi questo secondo me è un ruolo importante ed è fondamentale, perché la cultura, se non è accessibile, non serve a niente, no? Cioè diventa un discorso chiuso, di un circolo chiuso, di un club Bilderberg, diciamo così. Esattamente questo, ed è poi quello che andrò a dire, immagino, nelle conferenze che terrò in questi giorni sulla scuola, soprattutto, perché alla fine il ruolo dell'insegnante non è tanto quello di trasferire conoscenze che si appiccicano con lo sputo e che si perdono nel giro di poco, e per le quali purtroppo ormai i meccanismi come quelli dell'intelligenza artificiale, o comunque i siti che contengono tutte queste conoscenze più o meno enciclopediche, più o meno gestite, ma lasciamo perdere, fanno sì che, insomma, l'aspetto dell'insegnante non possa essere più questo, e forse non lo è mai stato. L'insegnante deve accendere il ragazzo, cioè deve fare in modo che il ragazzo cominci a prendere coscienza del motivo per cui è qui, della passione, in quale direzione si sposta e verso quale direzione va impiegata, e quindi suscitare domande, suscitare entusiasmo. L'entusiasmo secondo me è fondamentale. La scuola ha questo compito, invece ha abdicato a questo ruolo da ormai decenni e decenni, se non forse da sempre, perché è nata con motivazioni ben diverse da queste, e quindi in realtà tocca ai pochi che si considerano, si ritengono, si sentono maestri, perché il maestro non impara a esserlo, il maestro ce l'ha dentro, o lo sei o non lo sei, e quindi il maestro fa questo. Nel mio caso, come dicevi tu, dovendomi occupare di ciò, diciamo così, dovendo approfondire per coloro che poi ascolteranno argomenti che non so, dato che non so quasi tutto, mi trovo a dover scrivere quintalate di libri, e quindi credo che di essere ormai arrivato a qualcosa tipo quota 23, perché più cerco di capirci qualcosa e meno ci capisco, e quindi continuo a cercare di approfondire. Ecco. Bene, bene, benissimo. Allora raccontaci brevemente cosa succederà in questi giorni a grandi linee qua in Svizzera, e poi rimandiamo gli argomenti più caldi, più interessanti, all'incontro dal vivo, anche perché così devirtualizziamo un po' queste interviste, che non sarebbe male. Che sì, succederà in questi giorni? Credo che l'argomento, il tema fondamentale e precipuo sarà proprio la scuola, sia venerdì che domenica, in un'ottica anche, diciamo così, un po' propositiva, cioè non soltanto quella dell'elenco delle cose che non vanno, ma anche con delle proposte concrete. Io continuo a sperare, in qualche modo a credere, che prima o poi mi sia data la possibilità, un edificio, un posto nel quale sperimentare
un metodo che ho in mente e nello stesso momento dare di mio quello che ho anche spontaneo, che è quel insegnare, quel lasciare il segno, trasmettere una voglia matta di capirci qualcosa che mi contraddistingue e che ho sempre lasciato nei ragazzi, ecco, in un'ottica tra l'altro che io ritengo debba essere sempre assolutamente laica, ma nel senso più generale possibile, cioè mai risposte, solo domande, solo suscitare curiosità e voglia di mettersi in cammino. E quindi questo sarà senz'altro il tema fondamentale dei due incontri di venerdì a Locarno e di domenica a Mendrisio. Mentre il sabato a Locarno nel pomeriggio terrò una conferenza, magistrale. Una specie di lezione più sull'aspetto della morale, della moralità, perché ritengo che si sia arrivati, mai come in questo ambito, l'uomo sia arrivato a una scienza, non è arrivato a una vera scienza nel senso dell'accezione del termine vista come un sapere universale e necessario, è qualcosa di sempre molto precario nella scienza così, definita tale oggi. E quindi vedi come oggi più che mai gli assunti scientifici, soprattutto quelli che hanno una rilevanza poi quotidiana per le problematiche del momento, siano oggetto di fede, di fiducia o di sfiducia, di convinzione oppure mancanza di convinzione, e quindi poi ci si scontri perché si dice tutto il contrario di tutto, mentre dal punto di vista morale quell'aspetto, quell'ambito che continua a essere volutamente ritenuto soggettivo e quindi arbitrario e dunque è stato e dunque proprio per questo diciamo estromesso dalla scuola, perché chi educa chi può dare valori morali a chi, visto che ognuno ha i suoi, ritengo invece sia assolutamente falso e che grazie a grandissimi pensatori fino a Kant soprattutto si sia arrivati a una vera e propria scienza della morale di cui avvertiamo un'urgenza terribile, perché vedi, io mi scontro continuamente con persone, scontro per modo di dire, perché poi lascio perdere, con persone che sono sempre pronte a raccontarmi quali siano le strategie attraverso cui noi si possa uscire per esempio dalla crisi o risolvere i grandi problemi, inclusa una moneta interna, inclusa tutta una serie di cose che poi attengono anche gli studi che ho fatto su questi grandi banchieri, però non si rendono conto che poi di fatto anche nel momento in cui noi arriviamo a una idea che possa in qualche modo sembrare risolutiva, l'uovo di Colombo, o c'è la purezza del cuore di chi preposto a questo ruolo decide di andare avanti e mettere in atto questa soluzione, oppure se c'è corruzione, se c'è collusione, se c'è comunque un interesse, un conflitto di interesse che fa sì che anche potendo adottare certe soluzioni non lo si faccia perché si hanno azioni percentuali, mazzette da chi non ha nessun interesse, nessun vantaggio a che queste soluzioni vengano poste in atto, e non si va da nessuna parte. Ecco perché l'aspetto morale è assolutamente fondativo, è l'elemento centrale di tutta la problematica in cui ci troviamo a vivere. Pietro, scusami, tu hai usato la parola morale, però io ci ho intravisto invece il significato di etica. Per te sono sinonimi, sono due concetti diversi? Etica e morale sono non soltanto per me, ma per chiunque, sinonimi. Il concetto di etica e il concetto di morale sono la stessa cosa e identificano lo stesso ambito, seppur con due radici etimologiche diverse, una greca e una latina, fino a Hegel. Hegel separa l'etica dalla morale in una maniera colpevolissima, criminale, è da Hegel che comincia tutto, compreso l'idea che il lavoro sia tutto e che l'uomo possa realizzare se stesso soltanto nel lavoro, l'idea poi dello stato etico, appunto, che è poi lo stato che viene incarnato sia dai sistemi fascisti o nazionalsocialisti, sia dal sistema stalinista, in generale da qualsiasi forma di stato totalitario o dittatoriale, laddove si pretende di distinguere la morale come aspirazione al bene universale,
nel contesto della quale, dice Hegel, rimane però un grande divario tra l'essere e il dover essere, cioè siamo in un certo modo ma dovremmo essere in un altro, al piano etico che appunto Hegel per la prima volta distingue, secondo cui invece a livello del quale invece essere e dover essere coincidono perché è un piano legato a un aspetto nazionale, a un ambito ben preciso, particolare, connotato da, che ne so, caratteristiche professionali di un certo tipo o etniche di un certo tipo, politiche di un certo tipo. Questo è gravissimo perché vuol dire in qualche maniera accettare l'idea per cui ci siano tante etiche diverse a seconda dei contesti, dei luoghi, delle ideologie, delle nazionalità, degli ambiti lavorativi, mentre c'è un'unica etica che è la stessa cosa che la morale, cioè comportarsi da uomini nel rispetto totale del principio morale che andremo a investigare, a studiare nella sua universalità e necessarietà in qualsiasi parte del mondo, altrimenti la morale o l'etica che sia vengono fatte dipendere da componenti ideologiche o addirittura religiose che spingono quindi una persona che si concepisce all'interno di un certo ambito in grado di giudicare una che sta al di fuori di quell'ambito come immorale solo perché non fa parte del suo schieramento. Bene, allora questo argomento mi tocca particolarmente perché io ho scritto un saggio proprio sul rapporto tra etica e morale e ovviamente è un tema che penso che potremmo dedicare un'intera puntata, per cui magari mi piacerebbe in un secondo, in una prossima occasione, approfondirlo insieme a te, perché io l'ho costruita in modo completamente diverso, però in realtà mi sono accorto che uso parole diverse per dire le stesse cose che dici tu. Quindi magari filosoficamente lo studieremo, anzi ti lancio già la sfida, dedicheremo una puntata al rapporto tra etica e morale di approfondimento per gli specialisti del pensiero filosofico. Ti do un'altra buona notizia: io sto cercando un locale dove costruire esattamente la scuola di cui hai parlato tu. Wow. Per cui magari ne parliamo di persona e sto proprio cercando lo spazio fisico per metterla in piedi. E quindi sarai, spero, uno dei nostri docenti, insomma, ti invito in diretta, ecco. Benissimo, allora, in attesa di questo evento, domani, sabato e domenica, qui in Svizzera, in Canton Ticino, metteremo poi in descrizione tutti i link per iscriversi, se c'è ancora spazio e via dicendo, ti diamo appuntamento all'intervista che noi registreremo in presenza domenica e che poi andrà nei prossimi giorni su diversi canali. Bene, grazie Pietro. E non vedo l'ora di conoscerti dal vivo, di persona. Grazie a te, grazie a tutti voi e a presto. Buon'etica e buona morale a tutti. Va bene.